Ciao ragazze, anche quest'estate andranno di moda gli smokey eyes, però non nel color nero. I colori che andranno più di moda sono un bel marrone scuro, il blu e il verde. Io quindi ho fatto questo trucco, questo smokey, sul marrone, anche perché è un colore che in così intenso lo uso pochissimo, eppure è uno dei colori più belli. Sta benissimo a tutti i tipi di carnagione, le ragazze more, le ragazze bionde, abbronzate, le ragazze chiare, insomma è un colore fantastico. Questo poi è uno dei miei preferiti in assoluto, è quello della Kiko della collezione primaverile e è bellissimo! Se non l'avete e non l'avete comprato, siccome non c'è più, shame on you, vergogna, dovete prenderlo, no, è veramente bello quel colore, mi piace tanto, anche la texture mi piaceva molto. Essendo che è un marrone, se vedete è un marrone con dentro del rosso, vedete subito che c'è dentro del rosso, guardate come i miei occhi sono verdi, Quindi se avete gli occhi, ad esempio, nocciola con un piccolo riflesso, con un poco riflesso verdino, sarà stupendo. Se avete gli occhi verdi sarà stupendo, ma anche sugli occhi marroni, perché comunque non è un marrone che li va a spegnere, è un bello brillante, quindi li tiene accesi. Ragazze, spero che vi piaccia, spero che seguirete il tutorial. Un bacione! Come potete vedere, dopo un giorno, nonostante io abbia usato di tutto e di più per provare a rimuoverlo, non viene via l'eyeliner azzurro. Cioè, ma non è che c'è l'eyeliner azzurro, so se riuscite a notare, cioè, c'è soltanto la palpebra che è tinta, vedete? È una cosa incredibile. Quell'eyeliner lì della Stila, intanto vado a mettere il primer, è identico all'eyeliner della Make Up For Ever, stessa identica formulazione, quindi stesso identico prodotto, cambiano un po' i colori però è uguale, quindi bisogna stare un attimo attente perché insomma, cioè non è proprio una cosa positiva il fatto che tutti i toni dell'azzurro vadano a tingere la palpebra. Insomma. Poi, con una matita marrone, io uso questa qua della Pupa, vado a creare una bella base scura sia sopra che sotto che all'interno. Ok, inizio a sfumare e questo qua è un pennello che, cioè, avevo già usato di qua, quindi è già sporco dell'ombretto che andrò a usare dopo, ma è irrilevante, cioè poteva essere pulito. Ok, dopo aver sfumato bene vado a prendere il mio marrone, io uso questo qua che è fantastico, collezione estiva, no forse prima del primaverile, collezione primaverile della Kiko. Bellissimo colore, bello intenso, bello marrone. Dopo averlo messo bello intenso inizio a sfumare con un bel pennello largo e qui l'importante è sfumare. E in genere a me questi tipi di trucco, cioè, sono i miei preferiti. Cambiando il colore potete farlo col blu, col verde, però un colore scuro, sfumato bene, smoky, uniforme, quindi un colore su tutta la palpebra sfumato bene, sono i trucchi più belli, sono quelli più sexy. Applico un po' del prodotto bagnato . Vedete come sembra ancora più metallizzato bagnato? Quindi lo vado ad applicare qui nella palpebra mobile bagnato. Con un marrone poi opaco, questo qua è il marrone più scuro che io abbia mai visto, quello della MAC, proprio scuro. Si chiama... Non si sa. Cacchio, non c'è scritto il nome perché l'ho... è venuto via. Quindi non ho idea di come si chiami.
Comunque il marrone più scuro, magari dite voi come si chiama perché io non lo saccio. Sto sporcando tutta. Comunque con il marrone più scuro e opaco vado a intensificare un po' alla fine del mio occhio. E poi ancora sfumo. Prendo poi un po' del Paint Pot Cello Nice, però potrebbe essere anche semplicemente un qualsiasi colore brillante. Purtroppo quando entro in fissa con un prodotto poi lo utilizzo, in realtà potete benissimo prendere un ombretto anche non cremoso e lo vado a mettere nell'angolo interno per illuminare l'occhio. E poi eyeliner lilla, questo qua della MAC, e è praticamente mezzo secco, povera bestiolina, infatti non è che vada proprio benissimo perché è un po' vecchio. Poverino, è un po' vecchio, si nota che fa un po' fatica. Siccome ho messo l'eyeliner lilla, per restare tono su tono, vado con i glitter, sempre questi qua fucsia che ho usato nell'altro tutorial. Come vedete, quando mi fisso, mi fisso. Applico il mascara. Questo qua è Dior Ecstasy. Questi sono gli occhi finiti. Sulle guance metto un pizzico di blush, questo è uno di una collezione vecchia della Pupa, cioè tipo di 7-8 mesi fa, e ha un color albicocca, direi. Molto naturale. C'è un odore buonissimo. Prendo, siccome al centro c'è anche dell'illuminante, vado a prendere un po' dell'illuminante. Sulle labbra metto prima un rossetto lucido, questo è di Diego Della Palma, e come tutti i rossetti lucidi ha una durata molto breve. Volevo comunque qualcosa di pescato sotto. E sopra ci metto questo gloss della MAC. Con Crudelia. No, Crudelia. Come si chiama? Malefica? Non mi ricordo come si chiama. Comunque, la strega di Biancaneve. Questo è il nostro look finito e spero vi sia piaciuto e un bacio!